Noi ci sentiamo anche cittadini di un'Europa che vorremmo più forte in politica estera e in politica militare, che oggi purtroppo non conta sul piano internazionale, ma che cambiando il sistema di voto da quello all'unanimità a quello di maggioranza qualificata, come io chiedo dal 2000, potrebbe darsi, come succede negli Stati Uniti, con la libertà assoluta di tutti gli Stati, però una politica di difesa comune con una voce sola e con il coordinamento delle forze militari dei singoli paesi europei. Voi lo sapete qual è la situazione, no? Quando Trump venne qui a metà del suo mandato, vide che spendevamo pochissimo, che non eravamo coordinati per quanto riguarda la politica militare. Allora ci disse: dovete arrivare a spendere almeno il 2% del vostro PIL, del vostro prodotto interno. Quando tornò qualche mese prima della fine del suo mandato, vide che nessun paese in Europa l'aveva fatto. E allora mi disse direttamente, quando lo incontrai: ciao ciao, non pensate che noi possiamo fare qualcosa per difendervi se vi succede qualcosa di grave? Non avete seguito i nostri consigli, noi abbiamo tanti problemi. Noi dobbiamo affrontare al nostro sud la sfida della Cina nell'Oceano Pacifico. Sapete che la Cina ha praticamente colonizzato l'Africa, 48 stati su 52 ricevono soldi, armi e prodotti dalla Cina, e poi ci sono. Entro 5 anni la Cina vuol portare 300 milioni di cinesi a vivere in Africa. Io una volta ebbi a parlare con Xi Jinping, mi raccontava di tutti i loro successi in Asia, della colonizzazione appunto dell'Africa, di tutti i passi avanti che avevano fatto nel Sud America, Brasile, Europa, Colombia, e mi disse che sarebbero andati avanti. E allora io, spaventato, gli dissi: ma troverete, feci così con le mani, no? Troverete a un certo punto delle frontiere, pensavo le nostre, a cui arrestarmi. Lui mi guardò, sorrise e disse: no, la nostra dottrina non ce lo consente. Quindi oggi, nella situazione del mondo e dell'Europa, noi siamo esclusi dal tavolo segreto che decide i costini del mondo, dove si siedono Stati Uniti, Russia, Cina e Giappone. Noi nel mondo non contiamo nulla. Allora, se l'Europa, in Europa, l'Italia, magari anche la Germania, venisse conquistata, occupata dai 4 milioni di militari della Cina, che tra l'altro ha anche il più grande arsenale nucleare del mondo, cosa potrebbe succedere? Purtroppo nulla, resteremmo sotto la dominazione cinese. Quindi vedete che la situazione è molto grave. Io sono 20 anni che continuo a insistere con i nostri alleati europei, finora c'è sempre stato uno che ha detto di no. Ultimamente 3 decisioni dell'Assemblea del Parlamento Europeo non sono passate perché il signor Orban, presidente dell'Ungheria, ha alzato la mano e ha detto: non ci sto. Io avevo proposto nel 2002 un cambio delle regole di voto, passando dall'unanimità a una maggioranza qualificata. Avevo indicato anche approssimativamente l'80-85% di maggioranza necessaria. Non è ancora stato fatto.